finalmente un nuovo Maga Consiglia. Dai, lo porti qua, ascolta la mia voce. Oh, eccolo qua. Bene, eccolo. Tornato. Grazie. Bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, lui è Dalm. Buon anno! Eh sì, perché questo è ufficialmente il primo video che giriamo insieme nel 2019. Eh sì, è e partiamo che video. Subito con una bomba a mano. Però, prima di iniziare i buoni propositi del 2019. Eh sì, allora innanzitutto ci siamo promessi che entro il 31 dicembre 2019 avremo raggiunto i 10.000 iscritti. Quindi abbiamo bisogno di voi, condividete il video, parlate di noi alla gente, iscrivetevi e fate iscrivere la gente. Numero 2. Non so, io avevo solo il primo. Sono il primo. Numero 2 non è il secondo buon proposito, ma è un consiglio. Andate su Facebook e seguite Le Notti del Diavolo. Ah, ok. Ma che aggancio hai fatto? Non è così pronto. Vai. No, sì, seguite quella pagina lì perché è la pagina migliore, la più bella pagina su Daredevil e Co. E la parte Urban Marvel dietro, esatto. Fatta con i guanti da Netflix ai fumetti tutto. Al vecchio cinema eccetera, tutto, trovate tutto. E potrà non sembrare, ma l'admin è uno che salutiamo, sì, che non possiamo dire il nome perché è timido, esatto, perché è in realtà è un supereroe e non possiamo rivelare la sua identità segreta, però è un grande e ha fatto con noi anche il video su cosa aspettarci dalla seconda stagione di Jessica Jones, sì. Quindi, ma non tergiversiamo, no. Senti che torni nel 2019. 2019 partiamo in pompa magna. Vai. Daredevil di Bendis e Maleva, l'omnibus. Mamma mia, ragazzi, il regalo di Natale definitivo che Panini ha detto eccolo qua, sì. Doveva uscire quest'estate, l'estate scorsa ormai, però ce l'hanno fatto uscire a Natale e noi siamo contenti, sì, anche perché allora tutti lo volevano, tutti lo chiedevano e finalmente la Panini ha deciso di pubblicarlo. Sono, penso, dei cicli paurosi che stanno alla pari e qua non penso che non è una bestemmia, no, qua, assolutamente, anche se si scomoda un mito, esatto, non è, non è da reputare inferiore al Daredevil del grandissimo Frank Miller, sì, che qua ha rivoluzionato il personaggio. Qua invece Bendis cosa fa? Fa crescere, sia, o meglio, cresce, distrugge, smonta, rimonta, fa pezzi, unisce e disunisce sia la figura di Devin, del supereroe, sia la figura di Matt Murdock. Con uno stile narrativo che Bendis qua ha veramente fatto centro, perché ci sono delle vicende alternate con vicende ambientate nel passato, che poi vanno a far scaturire eventi che ti lasciano veramente di stucco. Sì, noir a manetta. Noir a manetta. Sì. Sì. Guardate anche poi dietro ci sono le copertine che a quel tempo mi veniva voglia di prendere il volume o comunque di leggere Daredevil solo da quello. Ma è così che si fa, perché un buon libro si riconosce dalla copertina. Ed è vero, proprio vero in questo caso. Dalma qua sa benissimo che lo sfondo del mio desktop è questa copertina. È vero, qua. È vero. Quindi e ha sempre avuto quel desktop lì. In 8 anni che sono il negozio ho sempre avuto quella copertina. Immagino che metterei una foto, esatto, perché adesso vi metterò, perché io adoro quel disegno lì. Comunque è un volume prestigioso e bellissimo, costosetto, sì, costosetto, sì, ma sono soldi che ben si spendono, perché che Bendis si spendono, Dio santissimo, siamo tornati, sì, che ben si spendono, perché raccolgono il meglio del meglio, la creme della creme. Sì. Qua gli Marvel Omnibus ne escono 3 o 4 all'anno. Ultimamente un po' di più. Ultimamente un po' di più, sì, anche grazie ai cofanetti e quant'altro. Sì, sì. Però sono soldi che, diciamo che quasi quasi potrebbe creare la figura del collezionista solo di Omnibus. Sì, sì, infatti. Perché fanno uscire delle storie che sono magnifiche, ma sì, ve ne accorgerete anche dei prossimi video. Leggendo i titoli dentro nel sommario, mi viene quasi una lacrimuccia per pensare al tempo che è passato da quando ho letto questi volumi. Cioè, si parla dei primi anni 2000, sì, giusto? 2001, sì, esatto, ma anche la cupola, scoperto, il processo del secolo, spregevole, hardcore, il Ready as Kitchen, no, veramente, erano delle saghe
stupefacenti che ho adorato in maniera incredibile. Se adoro Daredevil, e qua lo dico e non lo negherò mai, è grazie a Bendis. Non perché Miller non sia stato importante per il personaggio, anzi, è perché l'ho letto dopo, esatto. Ho letto prima Bendis. Come per molti, prima diciamo, i lettori della nostra generazione che hanno iniziato a leggere negli anni, fine anni 90, inizio 2000, diciamo che il primo Daredevil in cui si sono imbattuti è sicuramente quello di Bendis. Poi, chiaramente, anche grazie alla Panini, che avrà ristampato 7-8 volte il primo omnibus del Daredevil di Frank Miller, ha fatto conoscere il Daredevil. Quello classico. Il dio, è un dio. Sì. Anche se comunque è bello tutto, anche i Masterworks comunque sì. Andrebbero letti, eccetera. Però è un ciclo importantissimo, perché cambia molto le carte in tavola del personaggio. Allora, non vogliamo svegliarvi molto, perché è tutto, essendo noir, quindi essendo quasi... prendetelo con le pinze, un poliziesco investigativo, sì. Da un certo punto di vista, se vi facciamo tanti spoiler probabilmente vi roviniamo un po' tutta la narrazione, esatto, però ci sono tanti colpi di scena durante durante le vicende. Anche proprio all'inizio viene narrata una cosa che, sebbene sia all'inizio, vi potrebbe rovinare completamente l'intero ciclo, praticamente. Diciamo che il motivo scatenante all'inizio, che possiamo anche dirlo da un certo punto di vista senza far spoiler, visto che sì. È una cosa che la Marvel ha sfruttato molto anche negli ultimi anni. Sì. Cioè, alcuni dicevano che sapevano chi era Daredevil. Mm. E in questo fumetto viene accusato, lasciamo velato questa cosa qua, chi è realmente Daredevil. E poi tutta la vicenda è stata costruita intorno a questo, quindi le due parti della medaglia, quindi la parte supereroistica e la parte umana del personaggio, vengono molto toccate da questa cosa. Sì. E è stato un mostro. Come succede spesso nei fumetti Marvel e non solo, in questo omnibus troviamo anche supereroi noti, altri supereroi noti a chi legge i fumetti Marvel. Quindi ci sono apparizioni di Iron Fist, ci sono apparizioni di Spider-Man, eccetera. Ma ci sono anche i villains che hanno segnato, eccola lì, che hanno segnato la vita di Daredevil, da Kingpin, Bullseye. Conosciamo le origini di origini. Sì, conosciamo per la prima volta Millie Donovan. Importantissimo per il mondo di Daredevil. Rivediamo Elektra. Chi più ne ha più ne metta? Nitro, Gufo, insomma. È un sacco di roba, e qua Daredevil veramente dovrà districarsi parecchio per uscire dalle varie situazioni. Ma il vero villain potrebbe essere, diciamo, se stesso, sì. Quasi, perché la doppia identità di Daredevil è quella veramente che causa dei fattori scatenati nella trama. Anche i disegni di Alex Malev sono overpower, cioè io Daredevil farei una petizione, e non voglio togliere nulla a tutti i bravissimi disegnatori che hanno disegnato questo supereroe nella storia editoriale, che tutti hanno lavorato su Daredevil e tutti hanno fatto dei lavori stratosferici. Ma Malev è il disegnatore di Daredevil. È il disegnatore urban della Marvel, perché se prendiamo anche il ciclo di Moon Knight, sempre di Malev, quello storico... No, ma lui ha questo tratto molto cupo, molto ombreggiato, con delle ombre molto nere, definite, però comunque aggraziate. Cioè, sono messe nei punti giusti apposta. Sì, non è a caso, non è rabbioso. E noir fa delle vignette che sono delle inquadrature di un film noir anni 50. E poi anche condito con tutti quegli elementi urbani messi in secondo piano, ma però fanno un contorno della Madonna, è un mostro. Ho amato questo disegnatore e non riesco a togliermi dalla testa quell'idea lì di Daredevil. Iconograficamente parlando, ce l'ho fatta, è praticamente è come conosciamo Daredevil. Sì. È la sua killer application. Madonna, il termine, il nuovo hashtag. Sì. Bene. Cosa dobbiamo dire? Figo, compratelo! Figo, compratelo! Avete ricevuto la mancia a Natale, avete ricevuto la mancia dalla Befana, ecco il regalo! Sì. Cioè, qua proprio andate a colpo sicuro! Sì, cadete in piedi sempre, anche da 150 milioni di piani!
quindi esatto. Andate tranquilli, fateci sapere la vostra, fateci sapere se vi è piaciuto. Rinnoviamo l'invito ad iscrivervi anche al canale e anche alla pagina Facebook delle Note del Diavolo. E noi siamo su milioni di social. Siamo su tanti social, ma con l'anno nuovo dobbiamo rifare la solita manfrina finale. Beh, siamo su tanti social, vedete scorrere sotto tutta la roba. Nel nostro canale facciamo tante cose super eroistiche, nerd, e seguiteci. E promettiamo che sarà un anno della overpower. Madonna. Mamma mia. Sarà il nostro killer application. Basta, basta. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.